Allora, possiamo iniziare. Benvenuti, benvenuti a tutti. Buonasera, ormai le presentazioni, caro Antonio, sono superflue perché ormai diciamo che tra l'altro la prologo di Campo San Giovanni è quella tra le più attive, è quella che riesce a coprire eventi durante tutti i 365 giorni all'anno. Quello di oggi è anche il riconoscimento appunto di un lavoro fatto con costanza, con dedizione, con grande passione, che rappresenta non solo il territorio di Campora, ma in generale tutta la Calabria, perché l'unica sagra di qualità, appunto, l'argomento di oggi è presentata riconosciuta a livello nazionale. Campora San Giovanni con la sua cipolla rossa è riuscita a forgiarsi anche di questo titolo. Naturalmente i ringraziamenti vanno soprattutto a chi ha creduto sin dall'inizio, con molta caparbietà, e accompagnato anche dalla signora anche riescono tutte le volte appunto a creare momenti importanti come questo. Io mi riferivo a te, caro Presidente, poi avremo modo di conoscere gli altri e chi ti ha sostenuto dall'inizio, chi ci ha creduto con te dall'inizio. Naturalmente il tavolo lo vedete mezzo vuoto, mancano i nostri presidenti, il Presidente regionale e il Presidente provinciale, perché sono al momento occupati a Lamezia con un incontro con l'Umpli regionale, quindi potete immaginare anche i contenuti, va un po' alle lunghe, insomma. Antonio, finalmente sei riuscito a portare quella che è un'eccellenza del territorio calabrese e a farla riconoscere a livello nazionale. Lì vedete le immagini di quella che è stata la presentazione, si vede che sei particolarmente emozionato, come sempre, anche adesso, guardate, agli occhi lucidi. Che cosa significa? È la cipolla, vero? Troviamo le giustificazioni. Che cosa significa? Che cosa ha significato per te questo riconoscimento? Che cosa ha significato per te essere quel giorno lì? Non è il momento di parlare, però, secondo me adesso. Comunque, allora, buonasera a tutti, grazie di essere qua. Stiamo aspettando i capi, come dice Fabrizia, a Pippo e Antonello, che sono impegnati a Lamezia, in un consiglio regionale che è andato per le lunghe, doveva chiudere alle 5:30-6. A noi non avevano detto, e invece sono alle 7:30 e ancora sono nel consiglio. Ci sarà molto da discutere, evidentemente. Questo detto tra i per iniziare, per cercare di iniziare a parlare. Allora, grazie a tutti voi, è un piacere avere tutti quanti qua questa sera, è un piacere veramente avere qui a Campora i presidenti delle Prologo limitrofe, che fanno parte di un gruppo che abbiamo iniziato due anni fa veramente, quindi avere loro, avere tutti voi è un piacere, ma avere loro particolarmente mi fa piacere, dai. Poi per quanto riguarda questo marchio, che vi posso dire, è veramente bello, non c'è nient'altro da dire, essere una prologo di 10 anni, quindi non una prologo di 40-50, perché abbiamo prologo anche vecchie, storiche, in Calabria, essere una prologo di 10 anni e riuscire a ottenere il marchio di qualità come prima prologo della Calabria è veramente un orgoglio, essere veramente felice. Facciamo una cosa, andiamo avanti, poi continuo dopo. Lo sospendiamo un attimo, poi riprendiamo
anche con il nostro presidente. Dicevamo che in questo viaggio, chiamiamolo così, per arrivare poi a questo obiettivo, tu hai avuto dei compagni, certo, a parte quelle che sono, diciamo, le altre prologo, l'unione delle dell'Umpli e comunque l'identità che ha caratterizzato questo importantissimo riconoscimento, ci sono stati dei compagni di viaggio, tra cui dicevamo proprio Antonio Veltri, che è stato sì, presidente della cooperativa Ausonia, che ti ha creduto fino dall'inizio. Che è adesso presidente della cooperativa Ausonia, ma era presidente del consorzio IGP all'inizio, quando noi ancora eravamo dei Mocciosetti, chiamiamoci così, ha avuto fiducia in noi, e questo è una cosa che poi ci ha sempre continuato ad averci fiducia in noi, quindi gli possiamo dire grazie, no? Perché poi se no si emoziona pure lui, quindi lasciamo, è con noi, ormai è diventato un amico, anche se poi certe volte non è che vediamo nello stesso modo le cose, ma è possibile dividersi da lui, insomma, dai. Gli passiamo il microfono, sì, lo facciamo parlare. Naturalmente io volevo comunque sottolineare l'importanza, anche a volte si fanno tante cose, si realizzano tanti progetti, tante iniziative, tante sagre anche, però quando si punta su un elemento caratterizzante, appunto, diciamo, identitario, questo premia sempre, perché in quel elemento, che può essere appunto gastronomico oppure enogastronomico come il vino, c'è la storia di un territorio, e alla fine le prologo fanno questo, raccontano i territori attraverso simboli, che può essere anche non solo il borgo, perché qui abbiamo tanti presidenti anche di borghi abbastanza belli e importanti, ma anche attraverso quelle che sono le eccellenze, appunto, ripeto, enogastronomica. La Calabria non ha nulla da invidiare a nessuno, anche se ci provano ogni tanto a piazzare delle foto, non lo so, del nord d'Italia, mentre ci presentano, insomma, un patto con il sud, come se non avessimo comunque le nostre bellezze. Quindi all'amico Veltri. Grazie a tutti, ringrazio. Il microfono, perché è un po' più vicino. Allora, benvenuti a tutti, ringrazio tutti, ma principalmente voglio ringraziare la Prologo di Campora, che ha sostenuto questo progetto che ho iniziato, diciamo, qua, da parte mia, nel momento in cui ero presidente del consorzio di tutela della Cipolla Rossa, anche perché il consorzio ha due compiti: il controllo e la promozione, e quindi anche per promuovere e per dare una mano anche al turismo abbiamo pensato di portare avanti questa iniziativa, che grazie a Dio col passare del tempo è andata sempre a migliorare. Abbiamo visto che c'è sempre un mare di gente quando facciamo queste manifestazioni, e pian piano dobbiamo cercare anche di ingrandirla sempre di più, ecco, anche con la collaborazione del Prologo, che sono almeno le nostre vicinanze. Presidente, una caratteristica di questa cipolla? Ma la caratteristica di questa cipolla è unica al mondo, non c'è un'altra cipolla similare, tant'è più che adesso viene riconosciuta un po', quantomeno in tutta Italia, anche se abbiamo mandato anche molta merce all'estero. Addirittura in passato mandavamo anche negli Stati Uniti, ma poi i dazi, che li hanno raddoppiati, non ci hanno più consentito di poter mandare negli Stati Uniti questo prodotto. Certamente questo premio ricevuto dalla Prologo è un premio prestigioso dato dal Senato italiano, non è un problema da. E questa cosa è dovuta anche, diciamo, ai nostri sacrifici. Dobbiamo ringraziare Vena, che ha fatto tanti sacrifici per portarla avanti, anche mia moglie, che nelle varie fiere assieme a me ha fatto assaggiare questo prodotto alla gente, la gente affluiva a flotte,
quindi abbiamo cercato di farlo conoscere questo prodotto. Siamo stati centinaia di volte in televisione, ma tutte televisioni ad alto livello, televisione a livello nazionale. E comunque oggi voglio dire che questa manifestazione dobbiamo cercare di ingrandirla sempre di più e allungare anche i tempi, perché siamo partiti da un giorno, poi a tre giorni, ma dobbiamo allungare ancora di più, dobbiamo fare come fa il peperoncino, come fa il peperoncino. E quindi mi auguro che insieme riusciremo in tutto questo. Io l'unica cosa che ci sono stato io come presidente, questo diciamo festival, perché noi lo chiamiamo festival e non sagra, questo festival si chiamava Cipolla Rosso di Tropea, la BGP, e non capisco il motivo perché questo nuovo presidente, questo nuovo consiglio di amministrazione che c'è nel consorzio non voglia che noi facciamo questa manifestazione, quando in effetti la maggiore produzione di questo prodotto viene fatto fra Campora e Nocera. Purtroppo l'invidia c'è in tutte le cose, anche in questo, a posto di ringraziarci e di fare un plauso nei nostri confronti, perché loro hanno provato a fare questa manifestazione, ma purtroppo non gli è riuscito. Non sappiamo il motivo, perché è una questione secondo me di organizzazione, certamente non è organizzata per come la può organizzare la Proloco, e quindi io ringrazio la Proloco e tutti i cittadini che ci hanno sostenuto in questo. Faccio gli auguri al presidente Antonio e Isabella per questo riconoscimento, lo faccio anche ai presidenti dell'Umpli, che penso che gli abbiano dato una grande mano per ricevere questo merito, e gli faccio veramente un plauso. Grazie. Grazie Presidente. Le note dolenti ci sono in tutte le cose, in tutti i discorsi, ma l'importante è poi crederci nelle cose, andare avanti, e sono quelle che alla fine premiano. Ho avuto il piacere più volte di moderare, essere invitata, grazie al Presidente Isabella, proprio durante quelle manifestazioni, e quello che mi ha colpito è stato appunto l'affluenza, come diceva il Presidente, ma soprattutto quei concetti che sono tipici delle nostre sagre, sempre tra virgolette sagre di qualità, che è quello della convivialità, dell'accoglienza. Questo lo dico perché questi sono gli elementi che tra l'altro caratterizzano quella che è un altro grande patrimonio nostro calabrese, che è la dieta mediterranea, e la cipolla rossa entra di diritto, mi sa che va leggermente abbassata, entra di diritto in quello che è l'alimentazione appunto della dieta mediterranea, perché questo chi mi conosce lo sa, ho avuto modo di partecipare anche alla sottoscrizione della legge sulla valorizzazione della dieta mediterranea in Calabria, ma la dieta mediterranea è nata in Calabria, non è pollica, come qualcuno se l'è giustamente addebitata, perché i nostri politici all'epoca avevano altro a cui pensare, ma è nicotera. Qualche 3 anni fa la Regione Calabria ha riconosciuto appunto questa legge. La cipolla di Tropea e l'olio d'oliva sono i primi elementi che caratterizzano appunto la dieta mediterranea. Questo lo dico anche perché l'elemento, al di là di quello che può essere il campanilismo tra virgolette, il sud d'Italia possiede questo grande patrimonio, e ancora nel sud d'Italia che si produce elementi di enogastronomia che diventano eccellenze caratteristiche e che hanno valori nutrizionali altissimi. E do con questo anche il benvenuto a un ospite che è un consigliere dell'Umpli Puglia, un consigliere delegato Umpli Puglia, Renato Bruno, di provincia di Taranto, Montemisola. Poi ci dice anche qual è la caratteristica, il prodotto tipico del suo paese. Bene, buonasera,
Sono onorato, lo dico subito, di essere qui stasera. Io sono uno dei due commissari che abbiamo ispezionato la vostra sagra. E a parer mio, io quest'anno divento maggiorenne, sono il 18° anno che sono presidente del mio paese e 37 anni che sono socio proloco. E per quanto riguarda il marchio di qualità, a parer mio già bisogna darlo alle proloco senza fare nemmeno l'ispezione per i sacrifici che tutti quanti facciamo, lasciando le famiglie, non è piagnucolare, dico io, ma è la realtà, perché nessuno ci ha detto, io dico sempre, mi ha insegnato un vecchio dirigente nazionale, la prolochite ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, altrimenti se non abbiamo la prolochite non potete stare in prologo, non si può stare in prologo, perché stare in prologo vuol dire amare il proprio paese. Che poi la prologo di Campora per raggiungere l'obiettivo, lo dicevo prima all'intervista, solo per i sacrifici, vedere tutta quella gente, anche io faccio sagre nel mio paese, tutta quella gente impegnata dalle 4 alle 5 la mattina fino all'altra mattina a pulire, a cucinare, per che cosa? Non lo fa perché per Antonio, ma lo fa per il paese, per i cittadini. Quando poi abbiamo qualcuno che, come diceva il Presidente, ci spara contro, beh, un vecchio politico diceva forse il potere logora chi non lo ha. Secondo me, anche se noi non abbiamo potere, ci piace fare prologo, lo facciamo in questo modo, anche perché, ripeto, in Italia siamo 650.000 iscritti con 6.300 prologo, siamo un numero. Noi in Puglia, io sono dirigente, sono componente di giunta regionale al terzo mandato, stiamo per finire a giugno che quest'anno rinnoveremo tutto. Che dire, io avevo lanciato prima l'amico Mimmo. Noi siamo una prologo che, come diceva prima Fabrizia, cosa abbiamo di particolarità? Bene, noi facciamo un evento, adesso faccio pubblicità, permettetelo, e da noi prologo fare valorizzazione, promozione anche nel territorio. Noi facciamo un evento che non fa nessuno al mondo. Noi facciamo dal 1965 il Festival dei Baffi e delle Barbe, a proposito di festival. Anche se in Italia vediamo campionati italiani, europei, ma noi facciamo la festa di tutti i baffuti e barbuti. È un concorso con una giuria prettamente femminile. La prima domenica d'agosto verrà quest'anno, altrimenti o è l'ultimo di luglio o la prima di agosto. Quest'anno sarà il 2 agosto. Vi invito a tutti quanti i baffuti e barbuti, anche perché ci sono 3 ore e mezza di spettacolo. Poi vi aggiorneremo. E dicevo prima all'amico Mimmo, adesso è ora, prescindo il discorso del marchio di qualità che sia di stimolo alle altre proloco, non che siano meno della proloco di Campora, però sarà uno stimolo forse a crescere e credeteci, le critiche lasciamogli agli altri, facciamo finta, li facciamo entrare a sinistra, facciamo entrare e uscire da destra, che se ci piace continuiamo a promuovere i nostri territori, i nostri paesi, ma non solo nel nostro paese, perché a Campora ormai sappiamo che c'è il Festival della Cipolla Rossa. Bisogna dirlo, fuori le mura, che Campora c'ha il sagra di qualità e c'ha la cipolla rossa. Come noi facciamo, noi ci siamo indirizzati su questo. Noi facciamo già 4-5 interventi ogni anno fuori d'Italia. Quest'anno diceva a mio amico, ci manca la Calabria, l'abbiamo fatto con la Sicilia, lo facciamo con il Lazio, con le Marche, l'Abruzzo, quest'anno abbiamo la Sardegna. Ci manca la Calabria. Veniamo. C'è uno scambio, venite, veniamo, così facciamo conoscere. Noi abbiamo fatto un cepellaggio, purtroppo lo devo dire, con la cipolla di Acquaviva. Noi facciamo la sagra delle fave, le fave a Purea, li facciamo da 19 anni e abbiamo abbinato la cipolla di Acquaviva, forse ora che dobbiamo abbinare, sì, quella di Tropea. Bene, io vi ringrazio ancora e ringrazio Antonio, la signora che ho visto tantissimo lavorare quest'estate, per essere qui, per l'invito. Non c'è due senza tre, ritornerò la terza volta perché, a parte che la Calabria ho anche parenti, mia cognata della provincia di Cosenza. Tutto qua, grazie ancora e forza le prologo a tutti voi. Grazie. Scusate, ho dimenticato. Ho portato dei piccoli libri che noi abbiamo presentato domenica alla BIT a Milano, l'Umbripuglia, questa è la seconda edizione. Sono... è l'80% delle prologo di Puglia, noi siamo 220 in Puglia, le prologo con 20.000 iscritti, l'80%
degli eventi più rilevanti della Puglia, stanno in questo libricino. Ne ho portati alcuni, questa è la seconda edizione che abbiamo presentato domenica. E poi ho portato l'enogastronomia della Puglia, non è che è più forte o più bella di quella della Calabria, però questo scambio anche di libri, perché si legge sempre di meno, forse dobbiamo farli girare ancora in più. Questi lascerò Antonio, così poi se avrai bisogno di altri, adesso ti ho portato quelli in lingua italiana, poi ti porterò quelli tradotti in inglese. Grazie. Grazie. Le portiamo alla sede, perché sì. Sapete, sabato scorso esattamente è stata inaugurata, anche quella dopo tanto tempo e dopo tanti sacrifici, la sede ufficiale dell'Umpli provinciale a Cosenza. Quartier generale vicino a sono degli uffici del comune che sono stati dati, offerti appunto dal comune, quindi iniziamo vero? Iniziamo anche con questi scambi culturali. Poi per quello che tu hai detto e sottolineato, naturalmente il valore delle prologhe, inutile che ce lo ripetiamo, ma soprattutto il fatto che è tutto volontariato e che quindi non c'è neanche un minimo di ritorno economico, perlomeno, insomma, che faccia in qualche modo pensare che questa passione possa nascere da altri intenti se non quello dell'amore verso i propri territori. Presidente, io direi a questo punto, intanto perché cerchiamo di aspettare, poi comunque alla fine andremo a mangiare, no? Voilà. Però intanto che avete fatto anche tutti questi chilometri, chiamerei per un saluto veloce quelli che sono i presidenti delle altre prologo. Inizierei con Lago, perché è comunque Amantea, anche perché caro Presidente, sta vivendo un momento di importante, soprattutto la provincia di Cosenza, nel far rivivere alcune prologo, anche storiche, e nel rinnovarsi. Quindi ci sono giovani e nuovi presidenti che prendono il posto di quelli del passato, ma soprattutto ci sono anche tante tante nuove prologo che stanno nascendo. Oggi si è iscritta all'Umpli Santa Domenica di Talao. Mai, cioè 10 anni io non l'ho mai sentita, quindi è una prima prova. Quello è il lavoro che stiamo facendo sul Tirreno, caro. È adiacente a Maiera, è proprio attaccato, bellissimo paese anche. Questo è importante, quindi organizzare anche dei tour nei vari nostri comuni. Elvira Sacco, da poco presidente, a te un saluto. Buonasera a tutti, grazie Fabrizio per avermi dato la parola. Come dicevi, sì, io sono una new entry. In realtà la prologo di Lago ha una storia antica, nel senso che è una delle prime prologo che è stata costituita. Io sono onorata di farne parte, di essere il presidente. Ringrazio il presidente Isabella per avermi invitato e porto naturalmente i saluti di tutto il nostro direttivo del nostro comune. Mi fa molto piacere in qualche modo di entrare a far parte di questa grande famiglia che poi sono le prologo, che è l'Umpli. Speriamo in qualche modo di avere una forte collaborazione. Il Lago ci sarà, appunto, perché penso che la collaborazione sia molto importante. Grazie a tutti. Grazie mille. San Pietro in Amantea. Tra l'altro tu sei anche impegnata, vero, in uno degli eventi più importanti della prologo, quindi mano casomai ditelo anche per rendere noto al nostro ospite che viene dalla Puglia quelli che sono i nostri incontri anche di qualità. Perché come sottolineiamo sempre, Presidente, la prologo non è solo tutta la valorizzazione del territorio, ma è anche di più divulgazione di idee, valori e anche il recupero di storia, la storia dei nostri borghi. E alcune delle prologo fanno anche questo, la loro punta si focalizza nel recupero storico anche dei personaggi, no? Anche di storico, anche dei personaggi che hanno fatto la storia, appunto. Buonasera a tutti, saluto la prologo Francesca Guido, sono presidente da quasi 4 anni, il prossimo anno abbiamo il rinnovo anche noi.
E San Vito Clemente è un paesino molto piccolo, quindi siamo veramente in pochi, però d'estate il paese si rianima perché veramente tutti ritornano per pochi giorni, un mese, 20 giorni con i bambini piccoli, quindi c'è un continuare questo amore verso il borgo natio dei nonni, siamo già a diverse generazioni. E, va bene, io faccio parte anche, sono revisore nel consiglio dell'Umbria Cosenza e stiamo lavorando bene. Io penso che alla base di tutto ci deve essere il rispetto. Per me rispettarci tra di noi è fondamentale, perché la concorrenza non ci porta a niente. Rispettarci, aiutarci, perché si fanno veramente sacrifici. Solo un altro presidente può capire il presidente di una Proloco. E quindi da lì è nata tra di noi una bella amicizia. Quindi ci rispettiamo, ci aiutiamo. E stiamo portando avanti adesso anche l'Umpli provinciale Cosenza con uno sportello informativo, dare anche ai nuovi presidenti che si stanno formando quelle che sono le notizie, come mettersi nella burocrazia. E quindi al presidente Lavalle stiamo chiedendo anche di fare dei corsi, di stare insieme, anche di trovarci anche qualche ora a settimana. È fondamentale poterci ritrovare e confrontarci per costruire sempre meglio e sempre di più l'Unione Proloco, che è nazionale e poi ricade sul territorio piccolo. E questo io al momento porto avanti un evento storico nostro, che ormai sono più di 20 anni, che è la Serra del Maiale, che è iniziata proprio da 4 amici turisti che veramente si mettevano a rievocare quello che era il ricordo dei nonni, che si faceva perché una volta il maiale era fonte di ricchezza, di benessere, ed è nato come la sagra del panino con la salsiccia. Poi negli anni è diventato un evento adesso itinerante, storico in questo. È un altro evento che stiamo proponendo da 3 anni, è un premio letterario rivolto ai giovani ragazzi, abbiamo aperto ai ragazzi delle scuole superiori, dedicato a una delle prime donne sindaco d'Italia, che è stata eletta dal 1946, quindi portò avanti una consigliatura di 5 anni, Ines Nervi Carratelli, e stiamo divulgando nelle scuole, e quindi anche questo una cosa magari da far conoscere, perché una donna del 46, dove ancora non neanche aveva il diritto al voto, è riuscita a fare 5 anni di consigliatura in un piccolo paesino, riuscendo a fare anche delle opere, tipo le opere pubbliche, quindi con un grande coraggio, quindi donna simbolo. E lì chiediamo ai giovani di vedere queste donne. Quest'anno abbiamo dato come tema, abbiamo messo il futuro, cioè come loro vedono quello che è la speranza e anche la determinazione dei calabresi nel mondo, perché veramente noi calabresi siamo in tutto il mondo, quindi purtroppo siamo costretti ancora oggi ad emigrare. È un grande dispiacere, questo ci sta portando via tutti i nostri giovani, però speriamo che ci possa essere un cambiamento, che diventi magari proprio una terra di turismo, di alto turismo, come la Puglia, che sono regioni bellissime, quindi speriamo che ci possa essere un cambiamento. Grazie a tutti. Grazie. La Calabria ha 3 sindaci. Volevo dire, come le Proloco siamo bravissimi a fare un microfono, un fa per nome, questo è il problema. È per questo che mi avete incastrato a me ormai da qualche anno. La Calabria ha 3 sindache donne, le prime sindache donne d'Italia, riconosciute a livello proprio dal governo. Insieme a San Pietro c'è Tropea e Sanzosti, quindi abbiamo dato anche, diciamo, siamo stati all'avanguardia. Ok, Falerna, anche una nuova presidente. Buonasera a tutti, e sono felicissima di essere qua stasera, perché sono orgogliosa di avere un paese limitrofo con un marchio di questa portata. Anch'io sono una New Entry come il presidente di Lago, quindi non ho molto da dire del mio territorio, però ci sono alcuni piccoli prodotti che
avremo modo di valorizzare, speriamo, nel tempo. E niente, non ho altro da dire. Grazie. Ho visto che è entrato Longobardi e Potame. È entrato Longobardi anche. Tra l'altro Longobardi anche Longobardi sta puntando, mi rivolgo sempre al nostro amico Renato, su un prodotto d'eccellenza che è la melanzana. La nostra melanzana, quella bella grossa, violacea, e anche lì sta cercando appunto di puntare su un prodotto di qualità per ovviare a quelle cose che diceva prima la nostra presidente, insomma, creare sviluppo e crescita dei nostri territori. Intanto buonasera, sono Gustavo Vignale, il presidente della Proloco giusto di Longobardi. Ritardatario, chiedo scusa, ma purtroppo a volte capita anche questo. Intanto volevo fare i complimenti. Era dovere. Volevo fare i complimenti per il riconoscimento che avete ottenuto al Senato a Roma per questa grande occasione, questo grande riconoscimento che avete avuto, quindi grazie di cuore. E niente, volevo dire, noi a Longobardi, giusto come si parlava prima, promuoviamo questa violetta, la melanzana violetta di Longobardi, che è una squisitezza, siamo stati anche presenti al Senato a Roma, l'abbiamo pubblicizzata a Roma, e quindi sta andando molto bene. Che dire, noi stiamo lavorando, siamo nati da 3 anni, non siamo giovanissimi, ma non siamo nemmeno tanti vecchi, e quindi niente, volevo dare un saluto, andiamo avanti, grazie. Ci ritroveremo a fare qualche piatto, vero? Tra l'altro manca l'altro pezzo forte che è Belmonte, ma spero che è arrivato, quindi anche tu conoscerai, Renato, il pomodoro rosso, il pomodoro di Belmonte. Giovanna, quindi come vedi non ti manca il cibo comunque. Anche l'olio, Cleto, a questo punto chiamiamo Cleto. Sì, Cleto, prego. E come vedi c'è anche una forte presenza femminile. Sì, non so se allora qui troviamo il punto d'equilibrio, così non spostiamo. Io sono Maria Luisa Longo, presidente della Proloco di Cleto, e complimenti e auguri alla Proloco di Campora. E noi come Proloco di Cleto siamo anche nati da poco. Sono 2 anni, a dir poco, ecco, però sembra ieri, però anche 2 anni alla fine è già una prima tappa. È stato un percorso, come dire, entusiasmante dall'inizio, perché non siamo rimasti mai soli. La Proloco come entità non può esistere da sola, esiste se fa sinergia con le altre Proloco. Per noi è successo questo, perché altrimenti da subito verrebbe da dire: chi ce l'ha fatto fare? Perché allora siamo da soli, e si lavora, ecco, è tutto un lavoro volontario che si fa. I contributi, come sapete, sono inesistenti, perché non abbiamo grandi fonti di finanziamento né da parte della regione né da parte purtroppo dei comuni, che non hanno grandi disponibilità, quindi veramente in quello che facciamo arranchiamo. E quello che ci ha dato animo e coraggio è stato il supporto che abbiamo avuto da subito con le Proloco già di lungo corso. Abbiamo trovato il nostro padre Antonio Isabella, Proloco di Campora, la Proloco di Belmonte, una Proloco ormai storica. Abbiamo trovato Longobardi, quindi Proloco che avevano già un percorso tracciato. Quindi nelle nostre difficoltà iniziali, come dire, abbiamo da subito condiviso quelle che erano un po' le incertezze, le paure, però bisogna partire. Da soli non si può rimanere, isolati non si deve stare. Il percorso del calendario unico ci ha dato da subito, come dire, una forza, anche un incoraggiamento negli eventi, perché come crearsi un unico cappello,
E mi fermo sempre in questo punto perché sennò finisce tutto. E questo chiaramente è da stimolo, è come dire, si cammina con la sinergia di più arti, quindi non soltanto una mano, ma c'è il braccio, c'è la gamba. In tutto questo noi Proloco, anche perché qua vediamo tante eccellenze, la cipolla, parliamo della melanzana, parliamo di tutto, però noi abbiamo un'eccellenza che è a dir poco unica, l'olio di vitello, che chiaramente noi lo propiniamo e lo proponiamo nelle occasioni più varie. Chiaramente lo facciamo assaporare con la cialetta, quindi noi lo facciamo degustare ai bambini a scuola, quando facciamo degli eventi un po' più, diciamo, con i ragazzi, lo facciamo degustare nelle serate di cinema all'aperto, abbiamo fatto delle serate ai castelli, noi abbiamo due bellissimi castelli, il castello di Cleto e quello di Savuto, che poi vi invito quest'estate a venire a visitare, e anche lì quando facciamo le serate, quelle più varie, quindi dal cinema ai libri, noi facciamo sempre degustare la cialetta calda con il pane, e quindi chiaramente queste cose accompagnano le nostre serate estive e non solo, perché noi lavoriamo anche, stiamo cercando un po' di calendarizzare tutto l'anno. Vi assicuro che il sacrificio è notevole, però dietro il sacrificio vi posso dire che la soddisfazione è immediata, perché lo vediamo un po' anche nella felicità dei ragazzi, quando poi, diciamo, lo vediamo nei genitori, lo vediamo un po' anche nella gente, che poi alla fine apprezza quello che riusciamo a tirare fuori. Quest'anno continueremo, saremo anche qui insieme alle altre Proloco col calendario unico, e speriamo appunto di creare un evento prossimo tutti quanti insieme, perché adesso ci siamo, la squadra c'è, vedo che le Proloco ci siamo tutte ormai, siamo tutte costituite, i grandi, i senior, ci saranno, i capitani li abbiamo, e noi insieme a loro continueremo a tracciare la strada. Io vi ringrazio, auguri, complimenti per questo traguardo, che per noi può essere da stimolo, quindi noi possiamo solo che prendere esempio. E grazie ancora, auguri ai nuovi presidenti che si sono insediati. E grazie ancora, buona serata. Grazie. Il binomio mi viene quasi naturale, Olio Panettieri. Panettieri, un bellissimo borgo, c'è il presidente? La caratteristica, l'eccellenza è il pane di Panettieri, adesso ce lo dice. Buonasera a tutti, sono Pino Gentile, presidente della Proloco di Panettieri dal 2005. Noi il nome del nostro paese, siamo il più piccolo paese della Calabria, però siamo legati già il nome stesso, Panettieri, città del pane, dal 1800, che ogni casa aveva il suo forno, le signore facevano il pane, gli uomini con gli asini riempivano le ceste del pane e andavano a vendere pane nei paesi vicini, l'unica economia. Da lì abbiamo cercato di conservare tutto e abbiamo la notte del pane a Panettieri il 18 agosto di ogni anno, fino all'alba, si aspetta l'alba, degustando tutti i tipi di pane. Pronto. Poi l'altra eccellenza nostra, che ormai siamo diventati un po' celebri, è il presepe. Abbiamo avuto l'onore di far parte nel 2010 a Matera, nel presepe della pace, nei Guinness, ci siamo conosciuti e abbiamo fatto il 2010, 2011 e 2012 sempre lì a Matera nei Sassi, e qui in Calabria la nostra è la manifestazione turistica invernale più grande, che abbiamo raggiunto un livello veramente, c'è sempre da crescere, però vi invito a venire a Panettieri ogni anno a visitare il nostro presepe, perché cambia sempre scenografia, cambiano il tema e cambiano tutti il percorso. Grazie a tutti, all'amico Antonio, qui siamo 10 anni che siamo insieme nel Consiglio Provinciale. 10 anni mi sopporto. E che mi sopporta, che io sopporto a lui, e a Vicente. Buonasera a tutti e grazie.
Grazie. Potà, avevo chiamato prima, prego. New entry anche? Ah, da? Pochissimo. Allora, ti presenti? Buonasera a tutti, sono Veronica Longo e sono la nuova presidente della Proloco Potame Busento. E siamo stati eletti il 12 agosto dell'anno scorso, 2019, dopo oltre 15 anni di inattività. Per cui abbiamo avuto questo onore più che altro, insomma, di riavviare una Proloco che era ormai praticamente quiescente, insomma, silenziosa. Stiamo trovando qualche difficoltà per recuperare un po' la storia della nostra Proloco, la documentazione, però abbiamo avuto il supporto dell'UMPLI e ringrazio Antonio Isabella non solo in quanto presidente della Proloco Campora, ma anche vicepresidente dell'UMPLI provinciale, che tra l'altro era presente al nostro battesimo, alla nostra prima assemblea dei soci. Tra la nebbia. Tra nebbia, neve, vento, Potame, insomma, nonostante tutto ci ha supportato e sopportato anche. Mi fa piacere essere qui perché ci sono i presidenti dei territori vicini, no? Cleto, Longobardi, Belmonte. Mi piacerebbe tantissimo lavorare in rete e fare qualcosa insieme. Potame, lo sapete tutti, si vive solo d'estate, cioè molti dei vacanzieri della costa tirrenica vengono a passare il Ferragosto da noi, però si ferma lì. Invece noi stiamo cercando di far vivere il territorio tutto l'anno. Abbiamo fatto una bellissima manifestazione d'autunno abbinando la poesia ad un percorso naturalistico, perché abbiamo delle bellissime montagne e la nostra specialità in questo caso sarebbe il fungo porcino. Credo anche qualcuno di voi va spesso a cercare i funghi in quel tipo di town. Qualcuno senza fare no. E voglio dire, non c'è solo la Sila per i funghi, no? Cioè abbiamo questo bellissimo territorio per cui ne approfittiamo. E niente, volevo ringraziare di nuovo Antonio Isabella, tutti voi, e spero di, insomma, avere occasioni di collaborare insieme e anche fare un po' di programmazione. C'è anche la sede adesso, quindi... Sì, è vero, a Cosenza c'è la sede, ci possiamo trovare. Sì, noi... Sei riuscita a portare anche brochure dei vostri luoghi, quelle che sono templi a me, sono anche a disposizione, anche perché è un punto cruciale proprio di Cosenza, poi tra l'altro all'interno di altri uffici, quindi comunque c'è anche un via vai di gente che non viene solo per la Proloco. Certo, importantissimo, un bel presidio da presidiare, sicuramente. Grazie, grazie ancora. Intanto chiamo il presidente di Carolei, Francesco Pulice. Stavo pensando che alla fine, caro Antonio, confermerà il nostro amico Renato, alla fine qui è uscita una grande sagra, perché se ci pensi, pensate a mettere tutti insieme, no? Tutti insieme un banchetto, sì, possiamo farlo, lo posso lanciare io proprio su padrona di casa, la dieta mediterranea, ci siete tutti. Il vino? Chi lo porta però? No, con lui andiamo sugli insaccati e li insacchiamo proprio, anche se la dieta mediterranea, però dovrebbe essere più un maialino nero, però va benissimo, no, il vino ci vuole, troviamo qualcuno per favore, oppure la zona di Castrovillari. Che c'hai? La soppressata anche. Allora, vedi, preparatevi che noi lo organizziamo, vero Antonio? Come no? Francesco, tra l'altro voi siete reduci anche di una presentazione molto bella che vi ha visto protagonisti non solo da un punto di vista sociale, appunto come sottolineiamo sempre, quindi le Proloco stanno portando avanti anche questo discorso del sociale, ma anche come un programma che dura un anno, e voi avete puntato su una cosa particolarissima, caro Renato, loro hanno puntato sul cinema, quindi far diventare Carolei, che è un piccolo borgo sempre, protagonista in qualche film, e loro hanno già le idee abbastanza chiare, vero Francesco? Buonasera e grazie a tutti, grazie al Presidente e complimenti per il riconoscimento avuto al Senato. È vero, noi operiamo 365 giorni l'anno,
Siamo una Proloco atipica. Siamo atipica perché già dall'insediamento, appena sono stato eletto presidente, quindi abbiamo fatto le cariche ufficiali come tutti quanti le hanno fatte, io ufficiosamente le ho abbattute. Quindi a Carolei siamo tutti presidenti, siamo tutti nel direttivo e abbiamo tutti quanti equità di parole e di idee. Atipica poi per altri motivi. Noi riusciamo a fare beneficenza non avendo un quattrino, mai avuto un finanziamento, mai avuta per esempio una sede, e quest'anno sono stati testimoni sia Fabrizio che Antonio e molte altre poco, siamo riusciti a fare beneficenza di un caschetto per la chemioterapia a un'agenzia di Cosenza all'Oncorosa, le malate di tumore al seno. E in più un'altra donazione per un diciamo per curare la leucemia, non andiamo nello specifico. Quindi fare queste cose in modo volontario, senza avere finanziamenti, si possono fare. Basta chiaramente avere una squadra, come ce l'ho io fortunatamente, una squadra che è ammalata di prolochite, come diceva il nostro collega pugliese. Noi siamo tutti ammalati di prolochiti, quindi ci crediamo e continuiamo a fare questi eventi, anche nelle avversità, perché è vero, rubiamo tempo alle nostre famiglie, rubiamo tempo al nostro lavoro e rubiamo anche, diciamo, dal portafoglio familiare, perché finanziamo noi le nostre attività per poi vedere se riusciamo a riprendere questi soldi. Se. Finora è solo un se. Anche noi siamo, diciamo, non ultimi new entry, ma attivi da un paio di anni. Quindi non abbiamo un excursus talmente lungo, però riusciamo ad operare 365 giorni l'anno. Quest'anno, come anticipava brillantemente Fabrizia, puntiamo sul cinema. Noi abbiamo scoperto di avere un nostro compaesano che niente di meno è il produttore, cioè Eifu. Adesso ci sono i figli, produttori di 007, quindi dalla prima puntata di James Bond a quello girato a Matera qualche mese fa, 25 edizione, il proprietario della Eon Production, Albert Cubi Broccoli, era originario di Carolei. Quindi quest'anno noi caroleani abbiamo l'obbligo morale di far conoscere questo personaggio a tutto il mondo. Ovviamente siamo, ritorno a quello di prima, una Proloco senza quattrini, quindi fare un evento del genere, insomma, comporta tante spese e tanti sacrifici. Cercheremo di farcela, spero ce la faremo. Ma nonostante tutto, abbiamo provato poi abbiamo avvertito un problema iniziale. Non lo so quanti di voi l'hanno riscontrato, però io più vado avanti più lo riscontro. Non abbiamo un forte tesseramento di giovani. L'età media delle associazioni praticamente con cui ho sempre interloquito è over 40. Non ti preoccupare, all'Umbria nazionale è over 40. Noi invece ci preoccupiamo di questo, caro Antonio, ed è per questo che abbiamo puntato tantissimo sui giovani e quindi fare attività per i giovani. Perché? Perché questo errore non si protrae nel tempo. Perché una volta che finisce, diciamo, la generazione che oggi è in Proloco o in un'associazione territoriale qualsiasi, poi non avrà più seguito. E questo non deve succedere. Noi abbiamo puntato tantissimo su questo argomento, abbiamo inventato una cosa che si chiama colonie. Colonie praticamente sono dei laboratori dove portiamo i bambini delle scuole elementari e scuole medie a interagire tra di loro, imparano a ricamare, a giocare a basket, a cucinare, e abbiamo fatto fare il corso di primo soccorso sui terremoti, di cucina, di tutto. Insomma, noi siamo riusciti a fare sempre a quattrini pure queste cose. Abbiamo interloquito dal primo giorno con le associazioni di Carolei, quindi ci siamo fatti portavoce di tutte le associazioni, e questo dovrebbe essere, secondo me, un consiglio da fare al presidente della Cipolla Rossa, l'ex Cipolla Rossa. Io non penso che bisogna parlare tanto
a quello che fanno a Tropea, se avallano meno la sagra di Campola. Assolutamente, ma si può coesistere. Io credo che questo debba essere uno sforzo per noi tutti il prologo, quindi a migliorare e fare sagre di ottima qualità. Ma è anche bello se riuscissimo a collaborare con altre associazioni per valorizzare ancora di più questa cipolla che merita tantissimo. Quindi andare avanti e non preoccuparci magari di chi riesce a soltanto parlare male o non parlare affatto, che poi è anche peggio. Io non voglio prolungare perché ci sarebbe ancora tantissimo da dire, però vedo che i presidenti sono tutti. Buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie, grazie. Sì, noi stiamo prendendo tempo prima di... Sì, è vero. Montalto Fuco, Emanuele, un saluto anche veloce, nonché referente degli eventi dell'Umpli provincia di Cosenza. Emanuele, per Montalto, un saluto. Assunta per l'Umpli, con... Sì. sì, siamo tutti assunti. Sono assunta? Perfetto, sono assunta per la Cipolla. Va bene così. No, vabbè. Io la cipolla sì, ma sono niente. No, vabbè, io che dire, è un onore essere qui, essere comunque in questo mondo che è meraviglioso per quanto mi riguarda, perché appunto io faccio nella vita organizzo eventi, sono a completa disposizione di tutti i vari presidenti, insomma, di tutti quanti. Amo stare tra la gente, non amo parlare, amo fare. E penso che insieme riusciamo a fare qualcosa di importante e bello. Sono assunta? Assunta. Accendiamo. Antonio, mio marito quando torna a casa, ma questo anche nel mio lavoro da giornalista, non è che mi chiede quanto hai guadagnato, cosa hai portato, mi chiede che hai portato, mi chiede, ormai mi dice ma che hai portato, che c'hai, ma è anche mia madre, dice ma ti hanno dato niente, sei andato lì e non ti hanno dato niente, e ogni tanto invece no, mi riempiono sempre di regali, questo lo devo dire. E, intanto che aspettiamo che sta arrivando il presidente, c'è anche un'altra gradita ospite, sempre presente, che ha accompagnato anche la Proloco di Campora in tanti tanti eventi, soprattutto quelli del sociale, la preside Policicchio dell'Istituto Comprensivo. Preside, un saluto anche per evidenziare questa bella sinergia tra la scuola, appunto come si diceva, i giovani, mancano i giovani, e invece il mondo delle proloco e quindi del volontariato, perché quella è la chiave di lettura. Io ringrazio per l'invito il nostro presidente Isabella, che è sempre così gentile e che collabora con la scuola per il bene del paese, io dico, per il bene di questa comunità. Con lui abbiamo fatto tanto e continueremo a lavorare insieme. Una giornata che voglio sottolineare è quella, la giornata dell'autismo, che ha chiamato qui, ha richiamato qui in questo paese le scuole del comprensorio, e che anche quest'anno faremo anche meglio. E io lo ringrazio perché è presente con tanta umiltà, viene sempre da noi, perché noi, per noi è un punto di riferimento, come deve essere la Proloco in un paese. Io ci credo, e assieme alla crescita che io penso di dare ai miei ragazzi, devo ringraziare le associazioni del territorio, ma una per tutti è proprio la Proloco. Quindi bisogna continuare su questa linea, e nonostante i miei impegni familiari ci sono, questa sera sono qui con voi per dire grazie a tutti per il grande lavoro che fate. Grazie. Grazie, grazie anche a voi. Pianecrati, prego, Pianecrati anche, un saluto presidente, uno dei soci, stiamo prendendo tempo, intanto possiamo anche cominciare, Pino, intanto comunque comincia a dire che possono cominciare a preparare il buffet, sì sì, perché tanto Antonello almeno poi lo stoppiamo, se no non so se c'è anche Pino, sì sì, ok. Buonasera a tutti, allora è una sorpresa perché io penso di non venire questa sera, io sono Marco e sono segretario della Proloco di Pianecrati. E voglio fare i complimenti ad Antonio, a tutto lo staff della Proloco di Campora per questa bellissima iniziativa. È giusto che le Proloco abbiano
maggiore visibilità sui territori. E come si diceva stamattina nella convention, dove c'era anche Antonio, non devono esserci gelosie tra le proloco, non devono esserci gelosie tra gli enti, tutti gli attori locali, anzi deve esserci collaborazione, cooperazione. Credo che sia importante anche assumere maggiore consapevolezza proprio dal basso, e cioè proprio da ogni singolo cittadino, perché prima di tutto siamo anche cittadini. Quindi di nuovo complimenti, e mi auguro che questa iniziativa possa di anno in anno sempre di più a assumere rilevanza anche a livello nazionale. Grazie. Il presidente alla Kuwait, aspettiamo. Renato, tu hai conosciuto le nostre... Vuole dire qualcos'altro? Sì, 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 sì. No, ma se c'è qualcun altro che deve parlare, per la voce di... Senti, poi vediamo. No, forse un po' mi sono fatto prendere dalla foga. Ma qualcosa bisognava pur dire, perché mi dà fastidio il fatto che non si possa chiamare questa festa, dove c'è stato questo riconoscimento, e non è cosa da poco, perché dal Senato della Repubblica Italiana, perché non si dovrebbe chiamare cipolla rossa di Tropea, quando questo prodotto è per la gran parte prodotto in quest'area. Era solo questo il problema che volevo dire, perché sennò noi siamo partiti con Antonio a fare questa sagra della cipolla dal nulla, e io non ho modo di ringraziare le Proloco per questo. E poi gradatamente questa festicciola è diventata grande, e anche grazie a questa festicciola che si è ottenuto questo riconoscimento, che è qualcosa veramente di meraviglioso. Era solo questo che volevo dire, grazie, scusate. Aggiornano in tempo reale i vari spostamenti. Renato, tu hai sentito, hai visto la presentazione delle nostre Proloco, hai sentito i pro e i contro anche, ma in Puglia come siete messi, soprattutto con, al di là dei campanilismi, con i comuni ad esempio, con le amministrazioni comunali, perché qui ce ne sono tante dove i comuni sono lungimiranti, sindaci lungimiranti e li sostengono, altre invece ancora c'è questa cosa di vedere la Proloco quasi un competitor, neanche soprattutto verso l'assessorato al turismo o alla cultura. E poi un'altra domanda te la voglio fare, perché è qualcosa che noi ci abbiamo qui, credici, stiamo portando davanti da diversi anni. La legge sulla Proloco, poi la Regione Puglia ce l'ha, vero? Certo. Ce l'ha. Quant'è il finanziamento? Lo sai? Allora, noi siamo riusciti l'anno scorso con la legge 25 alla nuova... Ci vuole perché non è possibile... Allora, dicevo, dopo tanti anni, l'anno scorso siamo riusciti alla regione ad avere la nuova disciplina per le Proloco, che poi con l'entrata del terzo settore ci saranno dei cambiamenti. Ritornando al discorso civili dei comuni, anche da noi succede la stessa cosa, ci sono dei comuni che purtroppo, come dicevo prima, siccome siamo 6.300 Proloco, a parte quelle nelle marine, perché se contiamo i comuni d'Italia sono circa 8.100, 6.300 Proloco, più quelle delle marine, ne abbiamo una ogni comune. E dicevo sempre prima io, noi in ogni comune prima avevamo il sindaco, il prete e il maresciallo dei carabinieri. Oggi abbiamo sindaco, prete, maresciallo dei carabinieri e la Proloco. E no, è inutile che i comuni, giustamente come diceva Fabrizio, alle volte la Proloco non è che offusca o annebbia l'immagine dell'amministratore, perché l'amministratore deve capire che il nostro successo è anche il loro, e se loro spingono il successo diventa viceversa. Però purtroppo bisogna combattere sempre con gli amministratori, anche noi combattiamo, non è che noi siamo la Puglia, chissà, anche noi abbiamo dei problemi. Problemi nel senso con parecchi comuni che ci sono diatribe. Quello che io consiglio sempre, anche se sono forse uno dei più giovani, tra virgolette, anche se l'età media è alta, come diceva Antonio, è rosso,
rosso, verde, amici di tutti e nemici di nessuno. Non bisogna mai affibbiarsi a nessun colore, perché la proloco che si affibbia o si aggancia al colore del momento, al prossimo colore è morta. Ormai è un dato statistico che noi abbiamo già misurato. L'unica cosa, come dicevo, bisogna solo lavorare. Ce la facciamo con i nostri fondi? Sì, non ce la facciamo, dobbiamo alzarci le maniche, come diceva l'amico Giovanni, perché altrimenti se il comune, cosa succede? Lo fanno tutti i politici, eh? Avete fatto l'evento perché vi abbiamo dato noi 10 euro, altrimenti non siete capaci. Allora bisogna dimostrare, ripeto, c'è il momento di sconforto, c'è il momento di dire basta, chiudiamo, andiamo via. Questo non arriva, ma facciamocelo passare, perché il politico va e viene. Ripeto, io un esempio personale, noi sono 18 anni, sono cambiati 4 colori al mio paese, noi stiamo là, gli altri stanno a casa, tutto qua. Benissimo. Allora, ciao amici, chi dobbiamo... Segretario. Possiamo però, gli facciamo fare un saluto, possiamo sì, concludere, saluto, perché noi stiamo aspettando. Un saluto al segretario regionale, a Paolo. Naturalmente lei sa l'incontro di oggi e tutto quanto, quindi io le passo subito il microfono così ci avviciniamo anche alle conclusioni. Grazie, buonasera. Scusate del ritardo, ma siamo stati impegnati in un consiglio regionale. Porto il saluto del presidente Pippo Capellupo, che per motivi di carattere personale non è potuto venire, perciò porto il suo saluto e ovviamente le congratulazioni alla Proloco di Campora per il risultato raggiunto. Ah, sì, no, non lo vedevo perché era all'altezza. Chiaramente un risultato di cui essere orgogliosi, non solo come Proloco Campora ma anche come Umbri Calabria. È il primo riconoscimento che viene dato a una Proloco calabrese e che riguarda una sagra di qualità. Chiaramente non poteva essere che se non la cipolla ed è chiaro che questa cosa, per quanto ci riguarda come comitato regionale, cercheremo di, come dire, di non solo di aiutarla ma anche di sostenerla. Ringrazio nuovamente Antonio Isabella per l'invito, visto che magari già noi abbiamo fatto una riunione di 6 ore, voi magari avete avuto un incontro già da parecchio tempo, come dire, vi ringrazio di nuovo per questa parola. Grazie. Effettivamente, che stiamo chiacchierando, abbiamo avuto modo di, soprattutto mi hanno spento il microfono, mi hai spento il microfono? No, le batterie, le batterie. Ah vabbè, comunque siamo da tanto Antonello, la voce di Antonello la conoscete bene. Presidente, c'è stata la presentazione di questo momento importante storico, lo possiamo definire così, per Campora, che finalmente ha il riconoscimento che gli è dovuto soprattutto per l'impegno, in sostanza la dedizione e la passione che ha messo insieme, abbiamo parlato con il nostro amico Antonio, perché questa sagra potesse arrivare così in alto e prendere questo meritato premio. Ci sono stati, come vedi, ci sono tanti presidenti di Proloco del circondario, ma non solo, ognuno di loro ha presentato il proprio corpo, la propria caratteristica, la propria eccellenza, e ognuno di loro ha anche messo in risalto alcuni fattori positivi e negativi, ma come si fa sempre. A te lasciamo le conclusioni. Io credo che tenete presente che sono le 8:30 e quindi un microfono gliene diamo senza Che non te lo diamo io. Tra l'altro penso che volevo metterlo in evidenza anche con la presenza del presidente regionale, oltre alla sagra di qualità al Senato ha anche ospitato quella che è la legge nazionale, il DDL della Antonio Spina, il presidente Antonino Spina ha presentato insieme con questo governo quello che dovrebbe essere il DDL
delle pro logo che vengono quindi riconosciute a livello nazionale per quello che meritano. Prima di chiamarti Antonello, grazie anche alla Presidente di San Lucido a che è arrivato adesso con Antonello e quindi è arrivato adesso. Grazie a lei per essere qua. Emanuele, un saluto come consigliere regionale, viene fatto valle, dopo io faccio le funzioni. Vedi che non gli deve dare il microfono a Antonello. E poi faccio il microfono. No, un saluto brevissimo, Emanuele Moscato, presidente della Pro Loco di San Lucido, anche consigliere nazionale. Tra l'altro, aspetta, ha il merito di aver portato l'Antonello, perché si arrivava su. No, salvato come dobbiamo fare. Vabbè, buona continuazione. E complimenti alla Pro Loco di Campora per questo bellissimo risultato. Veramente che ci dà onore e dà lusso a tutta la Calabria. Grazie. No, guarda, giusto 3 minuti, ma veramente per salutarvi e per abbracciarvi a tutti quanti, scusandomi per il ritardo, ma è un ritardo che si è protratto, noi siamo alla mezza da stamattina dalle 8:30, quindi immaginate un po', abbiamo finito 20 minuti fa o mezz'oretta fa. Comunque sono qui onorato e orgoglioso per quello che fa la Pro Loco di Campora San Giovanni, un riconoscimento importante, è stato presentato Palazzo Madama, ma ha avuto l'attenzione perché il prodotto merita anche attenzione, quindi grazie alla Pro Loco di Campora, ad Antonio Isabella, unitamente alla moglie, a tutta l'organizzazione, i soci, il consiglio direttivo, ma anche a coloro che sostengono questo evento, che io ribadisco e ritengo che sia un evento che veramente può creare animazione sociale e soprattutto economica, quindi è un evento che può movimentare questa località, quindi questa parte straordinaria del Tirreno Cosentino, in un periodo che è appunto il periodo che vede il maggior afflusso di turismi, di turisti, e quindi anche una crescita del turismo. Ovviamente ecco, insieme ad Antonio c'è la famiglia Veltri, il signor Antonio Veltri, la già assessore al comune di Amantea, che si è sempre affiancata alla Pro Loco, e questo deve essere veramente la motivazione più importante, di avere tanti collaboratori, vedo tante Pro Loco, quindi questo ci riempie veramente di felicità, di gioia, perché quando le Pro Loco partecipano è perché sono parte attenta, parte attiva alle cose che si fanno, quindi grazie alle Pro Loco presenti, da Carolei, Ecleto, San Pietro in Amantea, Lago, San Lucido, Panettieri, Montalto, Potame, Panettieri che lì in fondo, ci sono diciamo Longobardi che non vedevo da qualche mese. Però per fortuna spero di non dimenticare nessuno. Cleto, Carolè l'ho detto, quindi Falerna, dov'è Falerna? Perdonatemi, Falerna, Longobardi l'ho detto, Manuela che partecipa attivamente, rappresenta il territorio di Montaltofugo, ma è anche una nostra delegata per gli eventi, quindi questa è la nostra, come dire, è il nostro motore, cioè il coinvolgimento di tanti e di tutti, quindi lo facciamo veramente con spirito di
condividere le cose e di trasmettere, lo dicevo in apertura oggi alla convenzione, di trasmettere determinati valori che fondamentalmente sono quelli dell'amicizia, no? Noi ci leghiamo perché siamo in primis amici, condividiamo delle cose, ci confrontiamo, delle volte ci scontriamo perché è giusto e sano che ci si scontri su alcuni temi, però ribadisco che questo è un riconoscimento identitario che premia la passione, la qualità, la serietà, la costanza e il senso di appartenenza che la Proloco produce sui territori. Io ringrazio e saluto l'amico della regione Renato, della regione Puglia, con il quale ci siamo visti anche in un evento a Matera, si chiudeva un pochino l'anno europeo della cultura nella città di Matera, e lì la Calabria è stata veramente abbracciata dalla Puglia, dalla Basilicata. Questo deve essere il lancio che vogliamo dare come Umpli Calabria, ma anche come Umpli Cosenza, di stringere rapporti, di cooperare con le regioni del Mezzogiorno. No, lui, Renato, ha lanciato il discorso, dobbiamo andare da lui perché lui viene qua da noi. Noi dobbiamo andare da lui, personalmente. Ha ragione, ha ragione. Prendiamo l'impegno di andarci perché se no poi ci dimentichiamo. Saluto ovviamente il segretario generale dell'Umpli Calabria, sempre attento e disponibile. E in questi mesi ci dovremmo incontrare più spesso, perché ci sono delle procedure da portare avanti, che sono appunto quelli legati ad una prima informativa sugli adeguamenti statutari, poi avremmo il bilancio consuntivo da approvare, poi vediamo di fare anche l'iniziativa legata al dialetto a livello provinciale, così come è stato fatto lo scorso anno. Quindi Francia, tenete pronto, Maria Luisa, tenete pronto. In una sede pure abbastanza importante, che è la Biblioteca Nazionale, ci sono tante cose da mettere a sistema, e poi ci avvicineremo al rinnovo delle cariche sociali. L'Umpli si rinnova il provinciale prima entro maggio. Successivamente ci sarà il rinnovo Ti votiamo tutti, tranquillo. Del regionale. No, la sollecitazione è coloro che vogliono e hanno, come dire, la passione di impegnarsi attivamente nell'Umpli, le porte dell'Umpli sono non aperte, spalancate. Spalancate. Quindi questo è l'augurio. Io vi saluto, un ringraziamento alla moderatrice, a Fabrizia, che è sempre insieme a noi. E ci dà quella collaborazione. Io vi ringrazio e vi saluto affettuosamente, ma vi chiedo di partecipare alle cose dell'Umpli. Grazie. Sì. Antonio mi chiedeva di salutare il signor Michele Ruggero. Signor Michele Ruggero, perché tra l'altro c'ha sulla cipolla, tra l'altro, Sì. Renato, noi ti portiamo i nostri gruppi folcloristici, tu ci porti la pizzica alla bimbo, notte. Bimbo l'ho salutata. Sì, l'hai salutata, bimbo. Produttore di cipolla. Sì. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono onorato di essere presente qui con voi stasera. È un onore nostro. No. A me fa molto piacere partecipare alle vostre iniziative, in quanto sono rivolte a far crescere il nostro prodotto, a farlo conoscere maggiormente. Io siccome sono un amante di questo prodotto, quindi lo dico apertamente, quindi ci credo in tutte le iniziative che si fanno riguardo alla cipolla, sarò sempre presente, in modo particolare con l'Umpli, quindi grazie tante per questo vostro invito. Grazie.
12-13 agosto, rimane fissa quella data e guai a chi la tocca, che anche a chi vuole infiltrarsi o prima o dopo, insomma, quindi l'impegno è quello. Allora, noi, come dice qua il presidente, apriamo le porte a tutti, non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno. Chi vuole collaborare, ma chi vuole collaborare veramente, perché noi siamo Proloco, presidenti di Proloco che sono qua dentro questa sera, che magari balbettano sul microfono, ma per quanto riguarda poi le cose pratiche, per quanto riguarda poi l'operatività, siamo presidenti di Proloco e facciamo tantissimo. Presidente, non andare via, che adesso facciamo il buffet. Non andare via. Grazie a tutti di essere intervenuti. Non è possibile se non chiude lui. No, un'ultima cosa volevo aggiungere, che ne abbiamo parlato oggi, su indicazioni e sollecitazioni del segretario regionale. Porteremo avanti un'azione di sensibilizzazione per salvaguardare il centro di neurogenetica calabrese. Approfondiremo questa tematica per vedere se ancora c'è il rischio della chiusura, ma anche se non ci fosse, grazie a Dio, siamo contenti, ma noi vorremmo dare un nostro contributo anche con una sorta di raccolta fondi, vediamo un attimino come poterla fare. Quindi questo ci tenevo, perché il centro di neurogenetica è un centro apprezzato a livello mondiale, non a livello locale, mondiale. La Calabria si conosce anche per questo centro, che è veramente un'eccellenza. Chiedo scusa. Ecco, il microfono per altro è una cosa pazzesca. Allora, adesso non andate via se prima non tagliamo la torta. Grazie a tutti di essere qua. Adesso andiamo al buffet e poi taglieremo la torta.